Semaforo verde da parte della provincia di Pescara sulla SP8 che collega Farindola a Rigopiano. Da oggi è possibile transitare su quel tratto di strada ormai chiuso da 6 mesi. Anche l'ultimo varco sulla SP8 è stato riaperto e quindi da adesso libera circolazione per raggiungere le località di Rigopiano e poi Campo Imperatore. Soddisfazione da parte del sindaco Lacchetta che, venendo incontro alle difficoltà della provincia di Pescara, sono stati in grado, come comune di Farindola, di attuare immediatamente procedure di bonifica della strada, garantendo l'accessibilità ai mezzi di soccorso antincendio. La provincia ha attivato la procedura per la somma urgente, affidando alla ditta Interverde di Stefano Pompili la manutenzione straordinaria per garantire le condizioni minime di sicurezza. Fa eco alle parole del sindaco quelle di Domenico Mascia, proprietario della Tana del Lupo di Rigopiano, e di Franco Marzola del ristorante Lustrego. Purtroppo sì, noi più che altro abbiamo lottato per far riaprire questa strada, non per noi, per a livello economico, ma non per non far morire proprio Rigopiano, specialmente per quella persona che ci credeva tanto a Rigopiano e ha investito tantissimo. Purtroppo sono andato troppo avanti a livello burocratico e tutto, ormai ci è rimasto solo un mese. Cerchiamo di andare avanti e cerchiamo anche per le persone che vengono su, però, di avere un minimo di rispetto anche per tutte le vittime. E ho cercato di spingere al massimo il fattore strade. Rifaccio di nuovo l'invito a tutte le istituzioni di almeno darci un'aggiustata a queste strade che sono impraticabili, perché purtroppo l'albergo non c'è più e quindi siamo abbandonati veramente da tutti. A dimostrarlo sta che dopo 6 mesi, 7 mesi, quasi riapre questa benedetta strada.